Quindi immaginiamoci 10 consiglieri di maggioranza, tutti quanti con una competenza diversa, messi insieme, che cosa possono fare? Quindi veramente io mi auguro che voi sosteniate al 100% la nostra lista, perché il capolista è giovanissimo, 40 anni, ma come dicevo non è l'età anagrafica che dà diritto a prendersi dei titoli, assolutamente no, è l'esperienza, la preparazione. Poi Rocco è una persona meritevole di fiducia, quello che dice la sera vale anche la mattina, quindi io mi sento tranquilla di stare in questo gruppo e mi sento con forza, convinta nel dire scegliete Luzia Scotti, ovviamente, e la lista a fare futuro. Rocco Assante, candidato sindaco per il comune di Monte di Procida, questa sera al Quanto Basta per parlare di politiche giovanili. Sì. Questa sera è stata veramente una bella serata perché Nunzia Scotti, una dei nostri candidati, ha scelto questa location per fare una manifestazione molto, veramente molto ben fatta. Si è parlato di politiche giovanili, si è parlato in modo concreto di politiche giovanili, si è parlato di quali sono le opportunità che l'Europa offre ai giovani, le opportunità di mobilità non intesa in senso negativo, nel senso di giovani che vanno via e che portano le proprie esperienze all'estero, ma al contrario giovani che vanno all'estero si arricchiscono professionalmente e tornano e portano questa professionalità, questo arricchimento nel paese d'origine. Questo è stato diciamo, il filo conduttore di questa serata, sarà il filo conduttore dell'attività amministrativa della nostra amministrazione di Nunzia Scotti. Sono veramente molto, molto contento di come è andata la serata, vi dicevo, e sono convinto che chi era presente oggi ha visto concretamente cosa significa avere competenze specifiche in un campo, quello delle politiche giovanili, dove molti si riempiono la bocca di due parole importanti, però alla fine povere di contenuti se non messi in pratica. Nunzia ha dimostrato in questi anni, investendo molto su se stessa, che fare politiche giovanili in un comune come Monte di Procida è possibile, ed è possibile farla ad alto livello portando Monte di Procida all'estero e poi riportare dall'estero a Monte di Procida tutti gli arricchimenti, tutte le competenze che si riescono a trovare fuori dell'Italia, in Europa e non solo in Europa. Rocco, si è parlato di politiche giovanili e anche di politica locale. Sì, le elezioni certo. Sono entrate nel vivo, la battaglia è forte, 4 liste, i consensi ci sono, la tua idea su queste elezioni? La battaglia certamente è forte, però sono convinto che stiamo lavorando bene, i riscontri sono molto molto positivi, stiamo lavorando come diciamo nostro solito tra la gente, nelle case, andando a portare diciamo le nostre idee, le nostre proposte tra la gente, appunto nelle case. E recentemente abbiamo incontrato la città presentando le nostre proposte attraverso delle tavole progettuali sulle quali si è aperto subito un forte dibattito, perché hanno colpito molto ovviamente. C'è chi parla di progetti faraonici, chi parla di opere impossibili da realizzare. Noi siamo convinti che si tratta invece di cose fattibili, siamo convinti di sapere dove prendere le risorse per realizzare queste cose, soprattutto sappiamo che l'Europa attraverso la regione potrà darci una grossa mano in questo senso, e quindi siamo convinti di poter realizzare gran parte di quello che abbiamo proposto, oltre a continuare quello che poi era già in cantiere e stavamo già facendo con l'amministrazione precedente. Grazie Rocco.